18:35, buon mercoledì sera dagli studi di TG 2000. La spirale di violenza allontana sempre di più dalla via del dialogo e dei negoziati. Così Papa Francesco, che durante l'udienza generale in Piazza San Pietro si è detto molto preoccupato per l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente. Il pontefice ha poi rinnovato il suo invito alla pace, esprimendo dolore per le vittime. Paolo Fucili. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza, insegna la storia, ma l'uomo non impara mai, dice Francesco da Piazza San Pietro. Atmosfera di festa all'udienza del mercoledì per i 15.000 arrivati fin da America, Africa, Asia. Si parla di diritto dei bambini all'educazione cristiana, alimentare cioè la fiamma, simbolo della luce di Cristo, consegnata loro durante il battesimo. Il Papa esorta genitori, padrini, madrine. Però è un altro il pensiero che lo addolora, confida lui. Prima c'è un saluto tra gli altri agli anziani combattenti polacchi di Monte Cassino, da leggere soltanto. Lui invece alza lo sguardo e commenta: da tristezza ricordare le guerre, secolo scorso due grandi, e adesso non impariamo mai. Che Dio ci aiuti. Poi, con un salto alla cronaca, viene un appello ancor più vibrante dopo le ultime notizie di morti e feriti ancora in Terra Santa. Violenza che il Papa denuncia, allontana sempre più dalla via della pace, del dialogo, dei negoziati. Ribadisco che non è mai l'uso della violenza che porta alla pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza. Invito tutte le parti in causa e la comunità internazionale a rinnovare l'impegno perché prevalgano il dialogo, la giustizia e la pace. Recitata quindi un'Ave Maria alla Regina della Pace, esclama ancora: Dio abbia pietà di noi. Infine invia un augurio ai fratelli islamici, dice proprio così, nell'imminenza del Ramadan. Che questo tempo privilegiato di preghiera e di digiuno aiuta a camminare sulla via di Dio, che è la via della pace. Dunque, il clima in Medio Oriente continua a essere incandescente, ve lo stiamo raccontando. In queste ore la conta dei morti si è fermata, ma sale la tensione a livello diplomatico fra Turchia e Israele. La cronaca con Antonio Soviero, a seguire l'analisi di Alberto Negri. Gilet e maniche corte, così l'ambasciatore israeliano Eitan Naveh si presenta oggi ai controlli di sicurezza dell'aeroporto di Istanbul. Ieri il diplomatico israeliano è stato espulso dalla Turchia dopo il massacro di 60 palestinesi di lunedì lungo il confine della striscia di Gaza, seguito all'apertura dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Oggi Ankara ha cacciato temporaneamente anche il console generale a Istanbul dello Stato ebraico, che 24 ore fa aveva a sua volta espulso il console turco a Gerusalemme. A tre giorni dall'inizio degli scontri mortali, scontri proseguiti anche oggi, si ferma per fortuna la conta delle vittime, ma si infiamma la guerra diplomatica. I palestinesi richiamano per consultazioni i propri ambasciatori in Romania, Repubblica Ceca, Austria e Ungheria, i quattro paesi dell'Unione Europea che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. C'è una via a Guatemala in molte città e comunità di Israele, perché ricordiamo i nostri amici. E Guatemala è nostro amico. Così il premier israeliano Netanyahu ringrazia l'omologo del Guatemala. I due hanno inaugurato oggi l'ambasciata a Gerusalemme del paese centroamericano, come promesso dal presidente guatemalteco Jimmy Morales, subito dopo lo storico annuncio di Donald Trump a dicembre scorso di voler trasferire la sede diplomatica degli Stati Uniti da Tel Aviv nella città santa contesa. La tensione è altissima in Terra Santa, mentre cresce la preoccupazione per una nuova ondata di violenze per venerdì, primo venerdì del Ramadan, il mese sacro di preghiera e digiuno per i musulmani. Da marzo a oggi sono morti nella striscia di Gaza, uccisi dagli israeliani, oltre 100 palestinesi. Altri 12.000 sono rimasti feriti. Che cosa accadrà? Beh, la previsione più semplice è questa, che ci sarà una sorta di collasso di Gaza, dove c'è già stato il crollo del sistema sanitario e di tutta la già debole economia della striscia. Ma nonostante questo, l'asse Washington-Israele non si incrina, anzi si rafforza.
Trump ha regalato in qualche modo a Israele la capitale Gerusalemme, unica e indivisibile dello Stato ebraico, e in cambio Netanyahu sarà il poliziotto degli Stati Uniti nella regione. Ma anche Netanyahu ha ottenuto un vantaggio, di quello di restare l'unica superpotenza della regione in funzione anche anti-iraniana. Qual è la previsione? La previsione purtroppo è che la guerra dei 70 anni rischia di diventare la guerra dei 100 anni. In Italia invece continuano le trattative fra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo esecutivo. Si lavora sulla bozza del contratto di governo, fisco, giustizia, Europa, immigrazione, i temi caldi. Scricchiola intanto l'ipotesi di una staffetta fra Salvini e Di Maio come premier, mentre arrivano le precisazioni del Quirinale. Augusto Cantelmi. La trattativa sul contratto di programma è al rush finale, almeno nelle dichiarazioni di Di Maio e Salvini, che ostentano ottimismo. Entro questa sera si potrebbe anche chiudere l'intesa e la salita al colle per il leader leghista potrebbe esserci già prima di lunedì. A trovare un equilibrio fra quello che è l'idea di futuro d'Italia, di Europa, di mondo, di lavoro, di scuola, di futuro, di figli, della Lega, del centrodestra e dei 5 Stelle, c'è un governo. Anche Di Maio si dice convinto del risultato, ma resta il nodo della premiership. Tutti i nomi saranno politici perché saranno scelti da due forze politiche e non calate dall'alto. Grazie. Di Maio, Grillo ha parlato del referendum sull'euro. Viene scartata di nuovo l'ipotesi staffetta tra i due leader, ma permane l'idea di affidare la poltrona di Palazzo Chigi ad un politico, salvano le quotazioni del braccio destro di Di Maio, Alfonso Bonafede. Ma restano le tensioni con l'Europa dopo la diffusione della bozza di programma, con il capitolo sulla possibile uscita dall'euro, poi smentita, e la richiesta della cancellazione del debito di 250 miliardi. I mercati hanno reagito male con il ritorno in decisa salita dello spread, ossia il differenziale tra i titoli italiani e quelli tedeschi, male anche la borsa di Milano, la peggiore in Europa. Tutto questo mentre il Colle fa sapere di aver ricevuto lunedì scorso una prima bozza del programma, ma il Presidente della Repubblica non l'ha voluta prendere in considerazione, in quanto legge soltanto i documenti definitivi. E dunque preoccupano le ripercussioni economiche di questa instabilità politica, lo abbiamo sentito da Augusto Cantelmi, lo spread sale, l'euro perde terreno. Fabio Bolzetta ha intervistato l'economista Gustavo Piga, chiamato dal Movimento 5 Stelle a collaborare alla bozza di contratto. Ci spiega quali sono i punti di contatto con la Lega. Un'attenzione alla ripresa dell'economia. E quindi sicuramente nei programmi uno trova un'enfasi particolare sugli investimenti in infrastrutture, poi magari non troveranno l'accordo su quale investimento, se a nord o a sud, ma che si debbano fare più investimenti pubblici non c'è dubbio. Un'attenzione a non portare l'economia immediatamente, come ci chiede invece l'Europa, al bilancio in pareggio in 3 anni, perché il paese è ancora debole e affaticato, e quindi una richiesta di deficit più alta rispetto a quanto finora discusso nell'ultimo quinquennio, nella precedente legislatura. Un'attenzione a redistribuire risorse a classi diverse, qui ci sarà un problema di conciliare le diverse esigenze, per esempio la flat tax chiaramente mira a sollevare la classe media, quindi in particolare se pensiamo al nord, no? Mentre il reddito di cittadinanza è più tarato sulle situazioni a redditi più bassi, quindi forse un po' più verso sud. Non è detto che tutti gli strumenti siano quelli giusti per far ripartire il motore, però questo li accomuna molto. Non si parla più, se Dio vuole, di uscita dall'euro. Questo è un messaggio forte a tutta l'Europa, che siamo all'interno di una costruzione istituzionale che va preservata, va mantenuta, che garantisce gli scambi, garantisce orizzonti di lungo periodo, garantisce la possibilità di sedersi a tavolo globale insieme ad altri partner e fronteggiare Stati Uniti, Russia e Cina in maniera di posizione quasi di forza. Sono due partiti nuovi che non si sono ancora confrontati con l'Europa. Non a caso questi due partiti sono stati fortemente votati da tante persone che non ne potevano più di un certo tipo d'Europa. È una fotografia della situazione dell'Italia, demografica e non solo, l'ha scattata l'Istat, secondo cui il nostro paese è sempre più vecchio, addirittura il secondo paese più vecchio del mondo. Uno dei dati più allarmanti riguarda le nascite, infatti in calo per il nono anno consecutivo. Luigi Ferraiuolo.
Senza famiglia l'Italia va in rovina, infatti la popolazione del nostro paese diventa sempre più vecchia e sola, due caratteristiche che si affiancano al calo per 9 anni consecutivi delle nascite e al triplicarsi dei giovani che vanno all'estero. Solo le reti sociali, composte da parenti, amici e vicini, possono scongiurare il rischio di un isolamento degli individui, ma l'unica su cui si può fare realmente affidamento è la famiglia, da sostenere concretamente. E questa in sintesi la chiave di lettura del rapporto Istat 2018 sulla situazione del paese. Continuano a calare nascite, nel 2017 ne sono state stimate 464.000, nuovo minimo storico. Il tema demografico ci pone una grande sfida e quindi è un tema che va affrontato con molta convinzione. Sono tanti anni che abbiamo questa riduzione della natalità, c'è un tema anche di emigrazione qualificata, il mezzogiorno che perde popolazione, servono politiche naturalmente in questa direzione. Ben 153.000 italiani sono scappati dal paese lo scorso anno, soprattutto dal sud. Invece si diventa genitori sempre più tardi, l'età media delle donne quando nasce il primo figlio è salita a 31 anni nel 2016, mentre nel 1980 era ferma a 25. Calano anche i figli da stranieri che fino a qualche anno fa rimpolpavano i ranghi. Parallelamente la popolazione diminuisce per il terzo anno consecutivo di quasi 100.000 persone. Al 1 gennaio 2018 ci sono 60,5 milioni di abitanti, con 5 milioni e mezzo di stranieri, un numero altissimo. L'Italia si conferma il secondo paese più vecchio del mondo dopo il Giappone. Quasi 169 anziani ogni 100 giovani. Aumentano diseguaglianza e povertà assoluta. Quest'ultima nel 2017 interessa l'8,3% dei residenti contro il 7,9% del 2016. Sono poveri circa 5 milioni di persone per quasi 2 milioni di famiglie. A livello territoriale la povertà assoluta aumenta nel mezzogiorno e nel nord, mentre scende al centro. E allora, in questo quadro delineato dall'Istat c'è poi un altro aspetto da considerare, quello del lavoro. Le buone notizie riguardano gli occupati giovani, che sono in aumento. In generale il tasso di occupazione cresce in tutte le classi di età. C'è un però, questi segnali positivi lasciano fuori il sud. Pierluigi Vito. Il lavoro in Italia torna a crescere, ma cambia pelle. È risalito a livelli pre-crisi di 10 anni fa il numero degli occupati a quota 23 milioni, il 58% della popolazione attiva. Una riscossa segnata in particolare dal ruolo delle donne, cresciute sui luoghi di lavoro dell'1,7% rispetto al 2008. Mentre è calato il numero degli uomini di oltre il 3%, un deficit anche geografico, con le regioni meridionali che ancora devono recuperare più di 300.000 unità. Nel complesso è aumentato sensibilmente il numero di lavoratori negli ultimi 2 anni, ma nel corso del decennio segnato dalla recessione è cambiato sensibilmente il peso dei comparti occupazionali. 1 milione circa di posti persi per industria e artigianato, 861.000 quelli guadagnati dal terziario. Sempre meno lavoro manuale, quindi, e sempre più precariato. Fioriscono i contratti a termine, mentre quelli a tempo indeterminato, seppure in crescita, segnano un freno rispetto agli anni passati in forza della fine degli incentivi fiscali governativi. In calo i contratti di collaborazione, mentre aumentano i part-time, in particolare quelli volontari. Infine i giovani. Un neolaureato su 4 trova lavoro attraverso canali informali, per segnalazione di parenti o amici o per conoscenza diretta del datore di lavoro. Ma in genere questo porta a ottenere un impiego caratterizzato da retribuzioni più basse, minore stabilità e coerenza con il percorso di studi concluso. In crescita invece l'utilizzo di internet nella ricerca di un'occupazione. Tra le categorie più in difficoltà a inserirsi sul mercato del lavoro, le giovani madri, che non trovano sostegni per conciliare tempi di vita e attività fuori casa. Sempre in tema di lavoro, si chiude con un lieto fine la vicenda Embraco, con il salvataggio di tutti i posti dello stabilimento di Riva di Chieri nel torinese. Non sono invece buone le notizie per gli operai ex Fiat, oggi Blutec di Termini Imerese. I lavoratori hanno organizzato un sit-in davanti ai cancelli dello stabilimento per chiedere risposte sul loro futuro occupazionale. Leonardo Possati. I 430 addetti della ex Embraco sono salvi, a dirlo il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda al termine dell'incontro in cui sono state presentate le due società che faranno l'investimento nella ex Embraco. Un investimento economico che permetterà di riprendere tutti i lavoratori con gli stessi diritti e le stesse retribuzioni senza alcun supporto di denaro pubblico. Si tratta dell'italiana Astelav, che rigenera frigoriferi usati, e la Venture Production, un gruppo israelo-cinese che costruisce robot per la pulizia
sia dei pannelli fotovoltaici. Venerdì la firma definitiva a Torino. Rimane invece caldo il confronto tra i sindacati e i vertici della Blue Tech di Termini Imerese, nel palermitano, dove sono a rischio almeno 700 posti di lavoro. Questa mattina, mentre era in corso un vertice al Ministero dello Sviluppo Economico sulla crisi ex FCA, un centinaio di operai hanno preso parte al sit-in organizzato davanti ai cancelli della fabbrica per chiedere risposte sul loro futuro occupazionale. Un futuro messo a forte rischio dalla revoca del finanziamento da parte di Invitalia. La Blue Tech infatti è costretta a restituire i finanziamenti già erogati. Il primo acconto deve essere versato entro il prossimo 23 di maggio. Noi siamo in cassa integrazione fino a dicembre, se l'azienda non fa tutte le assunzioni entro dicembre, metà lavoratori, più della metà, rimarremo disoccupati. Cerchiamo di avere delle risposte concrete in modo tale che ognuno di noi torni al lavoro, perché il lavoro è un diritto, se è un diritto il lavoro, perché ce lo devono togliere? Quindi noi vogliamo lavorare, siamo in grado di lavorare, sappiamo lavorare e vogliamo continuare a lavorare nel nostro territorio. Cambiamo argomento, aumenta il prezzo della benzina spinto dai rialzi delle quotazioni del petrolio. Il prezzo medio, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, è tornato sopra quota 1,6 euro, portandosi ai massimi da luglio 2015. Il gasolio ha superato 1,4 euro, è necessario indagare sui recenti rincari dei listini, lo chiede il Codacons. Gli esteri adesso. Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un minaccia di far saltare il vertice di giugno con Trump. Intanto Pyongyang ha annullato i colloqui previsti oggi con Seoul per via delle esercitazioni militari congiunte USA-Corea del Sud. Silvio Vitelli. Nessuno sa se quello di Kim Jong-un sia uno sfoggio di muscoli in vista del faccia a faccia con Trump o se il dittatore nordcoreano stia davvero ponendo ostacoli all'accordo con gli Stati Uniti. In ogni caso, traballa in queste ore la possibilità che si concretizzi lo storico incontro tra i due. L'agenzia ufficiale nordcoreana ha infatti annunciato la cancellazione dei colloqui di alto livello. Il motivo? Un'esercitazione militare congiunta tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud, iniziata venerdì scorso e vista da Pyongyang come la prova generale di un attacco ai suoi danni. O almeno così dicono. Una mossa deplorevole e non conforme allo spirito degli accordi già raggiunti è il commento di Seoul, che conferma di voler proseguire le già pianificate esercitazioni militari, progettate, spiegano, per aumentare le capacità dei piloti e non per mettere in atto piani operativi o manovre d'attacco. La Cina invita alla calma, dichiarando che gli Stati Uniti e la Corea del Nord devono incontrarsi a metà strada, dimostrare gentilezza e sincerità reciproca quando in ballo c'è l'opportunità di un importante processo di pace. Gli esperti si dicono niente affatto sorpresi dalle minacce di Kim, bollando la sua uscita come la solita strategia di Pyongyang. Forse è anche questo il motivo per cui dalla Casa Bianca fanno sapere che Trump è ancora pronto a incontrare il leader nordcoreano. Gli Stati Uniti si sono dichiarati ancora fiduciosi e dunque andranno avanti con i preparativi del vertice di Singapore. Siamo al cinema, al Festival di Cannes. Il noto regista Ron Howard raccogliere l'eredità di George Lucas nel nuovo capitolo della saga di Star Wars, un successo che dura da oltre 40 anni in tutto il mondo. Fabio Falzone ha incontrato proprio il regista, l'indimenticabile Ricky Cunningham di Happy Days. Ieri erano Harrison Ford e Chewbacca, oggi nei panni del contrabbandiere dal cuore d'oro che farà innamorare la principessa Leila e dello scimmione che lo aiuta nelle sue avventure nello spazio, ci sono protagonisti tutti nuovi. Alla cabina di regia c'è Ron Howard, nato con la serie di Happy Days e diventato regista di successo con Cocoon e Codice Da Vinci. E sono un pilota. Qual è il suo primo ricordo della saga di Star Wars? When I was acting in the movie American Graffiti. Quando recitavo, ci ha raccontato, ero molto giovane nel film American Graffiti di George Lucas, ne ho parlato proprio con lui e lui mi disse mi piacerebbe tanto fare un film di fantascienza alla Flash Gordon ma con qualcosa in più che recuperi il fascino di Odissea nello spazio ma abbia molta più azione ed effetti speciali. Lì per lì non mi è sembrata una grande idea, ma quando ho visto Guerre Stellari ho capito che aveva ragione lui e che sbagliavo io.
Sai di una nave? Sì, conosco un tale. Questo nuovo film ci spiega chi è Han Solo, un giovane che vuole liberarsi dal controllo dell'impero e che si trova catapultato in un'avventura più grande di lui. La posta in gioco è un carburante capace di cambiare il destino del mondo. Lo aiuta nell'impresa la bella Kira, una ragazza affascinante ma che potrebbe anche deluderlo. Una grande avventura che, come ha detto qualcuno, avrà anche il sapore dell'americanata ma che ha cuore e passione e che conserva al centro l'eterna lotta tra il bene e il male. Qual è il segreto della saga di Star Wars, secondo lei? It's about trying to find your own freedom. In definitiva, il film racconta la lotta per la libertà e il viaggio che ognuno di questi personaggi compie si muove in questa direzione. Un viaggio diverso per ognuno di noi. Lascia che ti dia un consiglio. Parti dal principio e ti tradiranno. Lei è parte dell'immaginario collettivo, dal lavoro in televisione, con Happy Days, il suo lavoro di regista, quindi è un po' come Star Wars. Grazie, ci dice Ron Howard, io amo raccontare tutti i tipi di storie. Mi sento fortunata ad avere tante esperienze dietro di me, alle mie spalle, che fanno parte del mio bagaglio, ma la mia gioia più grande è proprio questa, che il pubblico continui a fidarsi di me. E siamo al momento del TG Post per la seconda tappa del nostro viaggio nelle scuole italiane più all'avanguardia. Oggi è il turno di Ancona. Pierluigi Vito ci porta nel liceo Savoia Benincasa. Tra le principali novità introdotte nella didattica ci sono aule specifiche per ogni disciplina, dibattiti in inglese e robotica applicata. Buona visione, subito dopo ci attenti al lupo. Noi ci vediamo alle 20:30 con tutti gli aggiornamenti. A più tardi.